qualità di naturopata, oggi facciamo uno sciroppino per il mal di gola. Utilizziamo due ingredienti eccezionali che sono aceto di mele e miele, che hanno delle funzioni antisettiche, antibiotiche, antinfiammatorie, quindi utilissime in caso di infiammazione alla gola. Ma è anche utile, per esempio, per la tosse secca, la tosse grassa, per le placche alla gola, per i pizzicori alla gola, per la gola arrossata, per la febbre da mal di gola. Questo sciroppo è utilissimo per i bambini. Tra l'altro, se lo facciamo per i bambini, possiamo aumentare la dose di miele in modo che diventi più dolce, perché comunque l'aceto gli dà quel sapore di agro dolce che alcuni bambini amano, ma altri bambini no. L'effetto sarà lo stesso. Prendiamo due cucchiaini di miele, dopodiché versiamo due cucchiai di aceto, due cucchiaini di aceto. Questa è la consistenza, vedete? Il miele è ancora separato dall'aceto. C'è l'aceto che scorre via più veloce e poi c'è il miele, vedete? All'inizio sembrerà quasi impossibile che i due ingredienti possano mescolarsi. Piano piano, piano piano prenderà una forma più o meno liquida. Allora, adesso come vedete abbiamo avuto il nostro sciroppino e lo teniamo a disposizione. Vista la facilità con cui si prepara, nel momento in cui abbiamo il mal di gola ce lo prepariamo. Prendiamo un cucchiaino e non lo ingoiamo velocemente. Cerchiamo di dosarlo, di farlo scendere piano piano, in modo che basti solo un cucchiaio, perché deve riuscire a scendere dolcemente e a prendere tutta la parte della gola. Brucerà un po', se la gola è infiammata sentirete un pizzicore, ma è questione di un attimo. Tra l'altro, prendendo poi un bicchiere d'acqua subito dopo si può fare, la sensazione di pizzicore passerà. È una miscela miracolosa, nel giro di pochissimo tempo il rossore sparisce. Provatelo, fatelo provare anche ai vostri bambini mettendo più miele che aceto. Vi ricordo che potete prenderlo con altri medicinali, che non interferisce con altre cure. E io spero di esservi stata utile e aspetto le vostre testimonianze rispetto a questa ricetta.